Sì, siamo molto soddisfatti. Avevamo fatto ricorso a questa delibera della Giunta regionale che era stata pubblicata proprio un anno fa sul bollettino ufficiale. Le speranze di salvare l'unità operativa dirigenziale del Genio Civile erano oggettivamente molto poche e invece devo dire che siamo felici anche perché il Comune di Ariano si è fatto carico di fare ricorso anche per tutti i comuni della zona, da Grottaminarda, Mirabella, da Bonito a Zungoli in ordine alfabetico. E questo è un risultato importante. Difendiamo un principio, quello che le zone interne della Campania non possono essere completamente abbandonate senza presidi, soprattutto in termini di protezione civile. Il Genio Civile quindi resta una sentinella per il territorio. Sì, ma con un dirigente e con una propria autonomia dirigenziale è molto meglio, nel senso che gli uffici non si chiudono, rimangono sul territorio. Noi speriamo che vengano rafforzati. L'impegno che abbiamo messo tante volte in Consiglio Comunale è quello di ampliare il numero dei comuni che fanno capo all'ufficio di Ariano Irpino e questo credo che sia molto importante.